Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio su il coro che è un po' coperto dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Proprio anche qui Padre Pio spesso veniva e aveva l'opportunità di, ecco, soprattutto quando c'erano le celebrazioni eucaristiche, ecco, sostare qui oppure pregare. Anche questo era un angolo dove Padre Pio partecipava alla celebrazione. Oggi qui per raccontarvi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1918, ecco, giugno 1918. Ci siamo, siamo quasi a qualche settimana dalla trasverberazione che avverrà ad agosto, oppure ancora qualche mese dal momento della stigmatizzazione. Ecco, qual era il suo stato d'animo? E qui in questa lettera, una lettera abbastanza corposa, lui racconta il suo stato d'animo del giugno del 1918. Cielo, vita, quale affaccio mi ritiri? E non sai che senza di te mi è priva la stessa mia esistenza e vivere più non posso senza morire. O Padre mio, e lui scrive questa lettera a Padre Benedetto. Solo tenendo a freno, rinchiuso in silenzio la mia anima a chi che sia, solo occultandomi alle creature, riesco in qualche modo a non almanaccare sul mio interno martirio. O Padre mio, non abbandonate quest'anima ingrata al suo Dio. Non rigettate questo cieco che calpestò le gioie sante per non pascersi, non cibarsi se non di ciò che era immondo. O Dio, mi ebbi a guardare su questo e di tal vista orrenda io tremo. Io cerco, Padre mio, dal fosco precipizio in cui mi veggo rotolare, e se qualche volta sembrami di rinvenirlo mi sfugge, e non lo trovo né lo rinvengo, e le mie braccia stanche ricadono in abbattimento, e dal vano agitarsi dell'anima per la ricerca del suo bene, che strazio, che crudele martirio, che inferno è per la poverina. Dove debbo trovare il mio Dio, scrive Padre Pio, dove posso posare questo povero cuore che sento come schiantarsi dal petto? Lo cerco con costanza ma non lo trovo, busso al cuore del divin prigioniero e non risponde. Che cos'è mai questo? La mia infedeltà l'ha reso così inflessibile? Potrò sperare misericordia e che egli infine ascolti i miei clamori, oppure debbo rinunziare a questa mia speranza? O Dio, che la mia orridezza di pertinacia sia alfine infranta. Beh mio, che io t'ami al fine di quell'ardore che tu richiedi, che io ti rinvenga al fine in questa affannosa e straziante ricerca. Padre mio, nudo e squallido il mio spirito, arido e secco questo cuore è per il suo Dio. Non danno essi quasi più movimento per colui che di sua bontà li creava. Io non ho quasi più fede, sono impotente ad innalzarmi sulle ali fortunate della speranza, virtù sì necessaria per l'abbandono in Dio, quando il colmo della tempesta imperversa e la riboccante misura di mia miseria mi schiaccia.